I Tre Allegri Ragazzi Morti, una band dal nord, dal Friuli, tratto di rock alternativo. Come vi ritrovate in questo palcoscenico che è un palcoscenico di massa? Come vi sentite? Beh, magari come ci sentiamo te lo diciamo dopo, però l'attesa è buona. Abbiamo fatto l'ultimo disco reggae e forse questa cosa ha spostato un po' la nostra popolarità verso una piazza più adatta per questo tipo di concerto. Prima eravamo molto scuri, adesso invece insomma abbiamo un ritmo un po' più come questo che forse si sente in sottofondo e quindi io credo che ci divertiremo. Questo è il concerto del 1° maggio, del lavoro e in questo momento soprattutto del lavoro che per i ragazzi e per i giovani non si trova. Voi cosa pensate stia facendo questa Italia per i ragazzi che sono senza lavoro, che lo cercano, sono precari a vita? Beh, una bella domanda difficile, nel senso che chiaramente non è facile dare una risposta, non lo so di preciso. Secondo me noi abbiamo tante canzoni che parlano del lavoro e non ne faremo neanche una. Scusa. Non ne faremo neanche una di quelle sul lavoro, però io credo che sia una cosa importante, spero insomma che la situazione prima o poi si giri un pochino, perché effettivamente vedo tante persone in difficoltà e non so bene, non vorrei neanche dare la colpa a nessuno di esterno. Credo che sia un momento difficile e diciamo, secondo me può solo che migliorare. Perché vi chiamate Tre Allegri Ragazzi Morti e avete sempre la maschera addosso anche per le interviste? Beh, Tre Allegri Ragazzi Morti nasce da una storia a fumetti di Davide Toffolo che si chiama Cinque Allegri Ragazzi Morti e quindi diciamo il nostro ruolo è un po' legato a quello della storia a fumetti, quindi siamo bidimensionali, la maschera dovrebbe renderci un po' dei fumetti anche se insomma non lo siamo, però dovrebbe dare quella sensazione per poter raccontare delle storie un po' slegate dalla realtà in un immaginario nostro, un immaginario creato da noi, e per questo motivo insomma abbiamo questa particolarità.